tanti paesi diversi, e per farlo chiaramente c'è bisogno di pompare un sacco di risorse, delle materie prime, delle risorse a prezzi più basso possibile, e quindi si scatena un colonialismo, un'ondata forte di colonialismo. Abbiamo tolto la mia Ah sì, schermata. intanto che c'eravamo nel momento No, super non mi... quark. No, ok. Finisce qui il pippozzo. La cosa interessante è che tra tutto questo colonialismo che in realtà si faceva, quello di Leopoldo II è stato uno dei più sfacciati, come vogliamo dire. Cioè, è stato, in realtà viene contestato da un sacco di storici e di intellettuali già mentre è in corso. Però non era una novità, nel senso che tutti lo facevano. Cioè, il colonialismo ne ha fatto da tutti, solo che lui è stato uno dei più duri. Perché? Perché ha fatto in sostanza... Mamma, buonasera, se ti Ehi, sembra... buonasera. Ecco. Perché in sostanza, diciamo, non c'era rispetto umano di quelli che noi oggi chiamiamo diritti umani per le popolazioni del Congo. Tant'è vero che io qui ho un'immagine che secondo me è super indicativa, che adesso vi condivido. Si vede? Ah, sarebbe Re Leopoldo che stritola Leopoldo come un sente che boa. stritola nelle spine della, come se prendeva il caucciù dal Congo, se prendeva insomma sta roba qui. Sì, sì, La sì. cosa interessante di questo Quindi dici, colonialismo, rispetto ad altri colonialismi dello stesso periodo, il suo era marcatamente più sì, invasivo? più violento, più invasivo, e c'erano missionari, perché praticamente lui quando parte, come... Allora, questa vignetta satirica non me lo ricordo, però te lo cerco. Te lo cerco, dopo ve lo metto nel gruppo se ti interessa, Toschi. Considera che contro l'impero di Leopoldo II si schierano gli intellettuali del tempo, quel palloso di Mark Twain, quello di Sherlock Holmes, come si chiama? Conan Doyle. Conan Doyle, cioè tutti gli intellettuali, gli storici, gli scrittori, tutti gli intellettuali del tempo si schierano contro questa cosa perché i missionari riportano quello che succedeva. Cioè, Ok. gente che veniva mutilata, vabbè, basta che cercate Leopoldo II Congo su Google Immagini, vi esce fuori le peggio cose. Ce ne voleva per essere più violento della media, mi sa. Mi ha letto nel pensiero, ok. La cosa che ci interessa in tutto ciò, e su cui io vorrei riflettere, è che in realtà questa politica espansione era stata inizialmente cioè tollerata, consentita da tutte le potenze europee. Perché che succede? Che quando Leopoldo II comincia a pompare risorse dal Congo, il Portogallo dice: Ehi, ma noi l'abbiamo scoperto prima il Congo! E quindi dice, perché loro già dal 400 in Africa, insomma, si andavano a prendere gli schiavi per portarseli nelle colonie, no? Sì. E io vi farei notare che in realtà il Congo non è che stava scoperto, stava sempre lì, non è che l'avevano scoperto. Ok? Piccolo particolare, sì. Oh! Beh, come la scoperta dell'America, dici? Allora, esattamente, cioè loro rivendicavano i portoghesi la scoperta della foce del fiume Congo, che cioè, il fiume lo fai, a un certo punto arriva la foce, cioè, non è un segreto, però Però finché non è disegnata su una mappa non esiste. esattamente, non esiste. Se la gente Esattamente. locale non usava disegnare mappe, beh, peggio per loro, potevano pensarci prima. Qualcun altro è stato fregato, esatto. Allora, che succede? Che in realtà queste spedizioni inizialmente vengono fatte come spedizioni scientifiche, cioè viene mandato l'esploratore X a scoprire la foce del Congo, il corso del fiume, le risorse e a civilizzare le popolazioni. Questa è una riflessione che va fatta anche alla luce di quello che stavo dicendo ultimamente nelle storie Instagram, no? Cioè l'idea che noi, siccome siamo europei, abbiamo il bidet, possiamo andare nel Congo a civilizzare, in realtà poi quello che è successo si sa. E siccome tante potenze europee volevano litigasse questa zona, che era una delle più fertili, appunto, se prendeva la gomma, poi non mi ricordo che altro lì, penso il rame anche, però non sono sicura, a un certo punto fanno un summit, una riunione, come si chiama, una conferenza, in cui si discutono Un come Google Meet. spartisse questo territorio. Eh? Un Sì. Google Meet. Una call, fanno una call in Esatto. cui decidono come spartisse il Congo, e tu dirai: vabbè, c'erano quelli del Congo nella conferenza? Certo che no. E quindi in sostanza le potenze europee si trovano a Berlino e decidono di spartisse il Congo.
una grossa parte, quasi tutto, viene di fatto assegnato a Leopoldo II, che è una sua proprietà personale, cioè non è dello Stato, era una monarchia parlamentare, non è dello Stato, ma è sua proprietà, cioè passa del monarca. Ereditarietà da padre in figlio, era sua proprietà personale. Spedizioni scientifiche, aspetta. Schiavitù, razzia e violenza. E se ci fosse andato un umanista, certe cose non sarebbero successe. No, no, infatti ci andavano i missionari, che è un'altra, è una, l'altra faccia della medaglia. Cioè devi perché andare... arrivavano come civilizzatori e religiosizzatori. Cioè portavano la... Sì, cristianizzatori, moralizzatori, diciamo. Moralizzatori, esatto. Se non che, in realtà, dicendo questo, lui, diciamo, se ricopre l'operazione di un sentore umanitario, non umanistico, ma umanitario, e quindi va con il beneplacito di tutta l'Europa, insomma, di quella che oggi è l'Europa. Aspetta che recupero il link qua, ok. Fatto sta che tutti i governi sapevano che questo era uno stronzo, perché in realtà ci sono dichiarazioni di tutti, di tanti governatori del tempo, che dicevano che lui in realtà era un violento, addirittura è stato descritto come uno veramente cattivo, perché in sostanza non gliene fregava niente degli abitanti del Congo, e diciamo con la violenza prendeva quello che poteva, cioè tot produzione in tot tempo, se no te tagliava le mani e roba del genere. Esportatori di cultura, morale, etica. Vabbè, il colonialismo si sa che è quello che è, insomma, adesso noi ci abbiamo un occhio super critico. Il problema qual è? È che quando nel momento in cui un paese colonizza un altro paese, c'è uno scambio di persone che va avanti e dietro, quindi tante terze, quarte generazioni, adesso non so fai i conti, oggi vivono in Belgio, e il problema razziale verso queste persone in Belgio tuttora esiste, per questo se ne sta discutendo. Inserire meme di Spider-Man. Ah, ecco, perché... cos'era? Perché con un colonizzatore dall'altro del violento. E allora ci vuole il meme dei due Spider-Man che si... Ah, ok. Che si additano vicendevolmente. Allora, che succede? Succede quando tutti gli intellettuali cominciano a far caciara sull'argomento, il Parlamento interviene e sottrae al re la proprietà del Congo della colonia della colonia del Congo, diventa Congo belga, cioè il Parlamento amministra, quindi non è più proprietà privata del re, ma è il Parlamento che amministra. E il Parlamento, una delle prime cose che fa, è fa sparire tutti i carteggi dove si vede le schifezze che avevano fatto, parlando di cancel culture, ok? Ecco. Perché? Perché in realtà era una roba di cui ormai sempre più ci si cominciava a vergognare, perché... chiaramente il Belgio è un paese di tradizione, è vero che poi proprio Leopoldo è uno di quelli che toglie la religione dalla scuola, però è un paese comunque tradizione cattolica, quindi il valore della vita ce l'aveva come cultura, un po' in generale ce l'avevano tutti a quel punto. Ecco qua, questo è per introdurre, perché tutte le colonizzazioni noi oggi le riteniamo assolutamente superate, però in Belgio anche quelle dell'est Europa, la Russia e queste cose qua superatissime, cioè proprio cose che non potrebbero mai accadere. Un paese che invade l'altro e dice ok, adesso questo diventa mio. Esatto, un conto è l'occupazione, un conto è la colonizzazione. Cioè la colonizzazione si fa per prendere materie prime, in sostanza. Okay. L'occupazione si fa per annettere il territorio al tuo governo. In realtà quando è colonizzazione... In modo in che quando diventa tuo poi hai le materie prime. Esattamente, però la differenza è che in uno dei due casi, adesso io non sono un'esperta di storia politica, però in uno dei due casi c'è, diciamo che le materie prime sono prevalenti rispetto al fatto che c'è sta la popolazione dentro, ok? Vabbè, quindi... Ciao Amelia, cose inverosimili, no? Cose inverosimili, no. Però ecco, se noi oggi generalmente diciamo andiamo in Congo a prendere le materie prime e ammazziamo tutti gli abitanti, generalmente si dice di no, quindi è abbastanza ovvio per tutti noi che questa roba qui non si fa più. Non va più di moda, sì. Esattamente, quindi noi ci chiediamo, ma perché... perché dobbiamo togliere la Stato se tanto ormai lo sappiamo, no? E qui se riesco a recuperare. Adesso dice Favoz andiamo solo a prendere il cobalto. Dove si prende il cobalto? Tu la levi? Ok.
No, Non beh, prende il cobalto. boh, perché si minerà dai sali di cobalto. No, in che luogo? L'ho sparata a caso, non ricordo bene. Ok, perfetto. Vabbè, comunque il discorso poi delle materie prime etiche, anche per quanto riguarda materie prime che entrano a far parte della tecnologia, che arrivano sempre da paesi, diciamo, del terzo mondo, paesi che hanno una storia di sfruttamento alle spalle e che tuttora vengono un po' sfruttati per ottenere materie prime che poi vengono ingurgitate nei paesi ad alto reddito, che Sì. devono produrre sempre più microchip, circuiti, Esatto, infatti ecco quello avere che dicevo. metalli strani dentro nei loro cellulari, eccetera. Quindi anche questo è un problema che esiste tuttora. Non lo vediamo più nella forma del colonialismo perché non è più appunto Esatto. un paese che va a mettere la sua bandierina in un altro e dice adesso ti prosciugo di tutto quello che hai. Lo fanno Esatto. senza bandierina o comunque lo fanno con accordi commerciali che comunque da un lato distruggono l'ambiente e in parte la... Come si dice, il Biodiversità. mercato, no, proprio a livello Ah, di sì, l'economia di quei paesi là e li tengono succubi di paesi ok. più potenti, più ricchi, più tecnologicamente Esatto. avanzati. Il problema è che l'economia di quei paesi è stata creata già dal colonialismo che è accaduto prima, cioè in quei paesi adesso ci sono delle difficoltà generate dal fatto che sono stati per tanti anni sfruttati in favore dell'economia. Ecco, in tutto ciò io vorrei chiudere questa idea del colonialismo spiegando, se qualcuno conosce a Diamond, che non è che gli europei sono andati lì perché avevano il clima caldo, quindi hanno potuto creare fucili, bensì perché gli europei avevano una cultura per cui intendevano creare un impero, per cui hanno voluto, sono voluti andare a recuperare quelle materie prime. Cioè è una faccenda che si costruisce culturalmente. Dopodiché voglio andare a colonizzare, voglio fare l'impero, come faccio? Devo colonizzare, devo avere le materie prime, come faccio? Come faccio ad andare là? E mi organizzo in quel modo lì. La gente del Congo mi frega un cazzo di colonizzare il Belgio, quindi non si è mai adoperata in questo senso. Ok? Dopo uno si organizza e si ingegna per fare quello che vuole fare. E non tutti vogliono colonizzare gli altri, lo volevano fare gli europei. Perché si era costruita questa idea qua. Nel 2020 il re del Belgio, pronipote, non so se tipo trisnipote, come si dice, de Leopoldo, si scusa pubblicamente col Congo, 2020, ci ha messo un sacco di tempo. Si scusa pubblicamente per quello che era successo. Non mi toccare Diamond, materiale per un'altra live, anzi mi sa che è già stata fatta. Se vuoi la facciamo, quanto ti pare. Allora, no, però capite che cioè, l'importanza di quello che tu stai cercando di fare, di quello che è per te l'idea di civilizzazione, di quello che è per te l'idea del tuo diritto di andare a civilizzare un altro popolo. Ah, scusa, stavo a leggere la cosa. Scusa, te, mi sono perso sul punto precedente, non ho capito quale sarebbe il controdiscorso, cioè cos'è che pensa la gente che non sa. Non ho capito. Neanch'io, pur avendo ascoltato il discorso e mi sembrava avere tutto un filo logico, adesso rileggendo questa frase qua che ha scritto Toschi, dico: ma io questa cosa non l'ho mai Cioè sentita. il dare per scontato che tutti quanti vogliono colonizzare altri popoli e che l'Europa, l'Occidente ce l'ha fatta perché c'aveva condizioni favorevoli per poterlo fare? Questo dici? Toschi? Boh. Io non so se siamo laggati, ma forse tra un po'. No, Ah, abbiamo. Sì, ecco, ok. questo era il Abbiamo discorso. pochi secondi di lag normale. Ok. Vedi, questo ci prova che stai ostando tu. Un Sì, dato positivo, esatto, quello è che in realtà gli occidentali si sono mossi perché venivano da un tipo di cultura per cui il loro obiettivo, e di questo stavo parlando anche su Instagram per chi mi segue su Instagram in questi giorni, l'obiettivo che avevano era quello, cioè creare l'impero universale, e è un obiettivo che va avanti dal medioevo, per quello si sono ingegnati per un sacco di tempo. Cioè, cercare di capire come si governano tanti popoli, come si possono amministrare, come si dice, intensificare le tecniche di guerra, le armi, eccetera, perché era quello uno dei valori che c'era in quel periodo qua, qui.
Dopo va a sapere da dove viene, quella è tutta una live a parte, ma non è che tutti lo volevano fare, cioè non è che in Africa non lo facevano perché c'erano troppo caldo e non ce la facevano a fare i fucili, ma perché in Africa non gliene fregava niente di andare a colonizzare Beh, ma altri paesi. all'epoca in Africa erano organizzati socialmente come siamo organizzati, come eravamo organizzati qua in Europa, cioè già con Ma grosse no. aggregazioni tipo stati, regioni, oppure i marchesi locali che tenevano migliaia di persone sottoposte, no? Allora, no, non so io quello che c'era in Africa in quel momento, ma il fatto che noi fossimo organizzati non è che noi fossimo già organizzati come se fosse un obiettivo che tutti vogliono raggiungere, capito? Cioè, ci sono No, popolazioni che però vivono oggi con l'Africa è altre organizzata per stati persone. come noi, no? Quindi all'epoca non erano già organizzati per stati in come lo sono No, adesso. c'erano sicuramente dei re, ma non so bene come all'epoca di Leopoldo II, dici. C'erano dei re perché lui ha fatto degli accordi con alcuni capi quando è andato lì, Ah, cioè non erano i guarda due che Favoz ce lo dominato. dice. Esatto. Sì, non erano Dice solo i due, c'erano c'erano. anche regni vari, Esatto. non solo tribù. Okay. E Perché ecco, infatti lui ha fatto appunto. degli accordi. Avere un regno, avere un dominio già su tante persone, poi magari ti facilita nel appunto crearti un esercito, crearti le tue difese. È Mentre se l'espansione il sei problema. Sì, la tribù piscuana, che di 300 persone, arriva un esercito belga, tu che cosa devi fare? Niente, te lo prendi perché ti certo, attacchi. il punto è che nella nostra cultura c'è l'invasione per l'allampamento del territorio e l'ampliamento del potere. Nelle altre, non in tutte le altre culture c'erano, capito? Questa è la differenza. E quella viene perché c'è un certo tipo di religione, c'è un certo tipo di guerre, c'è un certo tipo di vissuto, che in Africa era diverso, ma noi non lo sapremo mai perché la storia dell'Africa prima non la possiamo studiare. Ciao, Ciao. Niddog. Scialletti tattici e mi. No, è mio. Ah, Che tutti e mi due, sono messo beh. tutti e due, esatto. Cioè, mi sono sciallato anch'io, scialle, ragazzi. Ah, ok, Ho mi mancava un freddino. pezzo questa bislacca, direi che il cuccardo non c'era voglia di muoversi o roba del genere. Sì, diciamo che il clima, le condizioni, diciamo, del sistema naturale in cui ti trovi non è l'unica cosa che ti spinge a fare una cosa. Cioè, ragionando così, tu dai per scontato che tutti quanti vogliono arrivare allo stesso obiettivo e che quindi chi ci arriva sta più avanti in un percorso che tu immagini per tutti uguale. Il problema è che noi siamo umani, non siamo come i cactus o le querce e quindi non tutti, cioè, facciamo qualcosa in più, tipo mangiare il gelato, ascoltare la musica. E quindi costruiamo cultura in modo diverso Invadere rispetto paesi. all'Italia, invadere paesi, cioè abbiamo altri tipi di cose. Ma vabbè, questo non è stasera il discorso per cui mi sa su culo Diamond. Che Il devo discorso. cambiare il titolo della live perché mi sta No, sul culo. esatto, voglio parlare d'estate perché in realtà questo era il cappello introduttivo per capire chi è il soggetto del quale vogliamo rompere le statue. Poi ricordiamoci il punto da cui siamo partiti. C'era una domanda, mi pare, perché ho letto Tea. Sono persa. Ah no, ecco, non capisco se sono un poco truccata. No, sono truccata perché ho perso l'ennesima casa, siccome ero depressa, mi sono truccata e mi sono messa anche il coso dell'antiocchiaio. Non so come fai a vederlo con questa luce assurda, ma sì, io quando sono un po' depressa mi trucco per sentirmi un po' più figa, poi funziona. Nel senso che Allora. quando sei già a plateau, dici più, anche se c'è un po' di trucco, più di così non si può salire. È impossibile, grazie. Allora, Allora, vai con voilà. Mavella. Ho cercato su internet una volta un libro di storia detto scolastico africano perché ero curiosa di vedere quali potessero essere gli argomenti interessanti per loro scritti a loro e parlasse la loro storia. All'indice non ho trovato traccia degli europei, probabilmente dipende dal periodo storico trattato. Ah, Vabbè, non lo ok. so, io non sono un'esperta di Africa, chiaramente, quindi no. Non prendete quello che io dico, cioè non so quello che c'era prima, non so quello che so. So che lui ha trattato, cioè che gli esploratori che lui ha mandato avanti hanno trattato con i regnanti del luogo, che ovviamente che gli dovevano dire. Però vabbè, adesso non ci frega, cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che queste azioni sono sbagliate e chiudiamo. Volevo farvi capire che tipo di impatto c'è avuto il colonialismo belga, nel senso che. Tutti gli stati europei, siccome tutti lo facevano, l'avevano, tra virgolette, autorizzato, ma i vari regnanti dichiaravano che questo Leopoldo era un disgraziato, una persona, insomma, che non aveva rispetto per i diritti umani, che comunque qui, essendoci stato il cristianesimo, erano abbastanza importanti.
e che alla fine è dovuto intervenire il Parlamento, che alla fine addirittura il pronipote di Sto Leopoldo si è scusato ufficialmente. Quindi alla luce di questo noi leggiamo questi avvenimenti che adesso accadranno. Io prima ho fatto legge, avevo fatto vedere questo con tutti i commenti fatti sotto. La maggior parte parlano di cancel culture, di cancellare non significa migliorare. Avete idea dell'immenso danno che si farebbe? Tutte queste cose in cui cioè nessuno si è fatto la domanda che giustamente, intelligentemente Toschi ha fatto all'inizio, cioè ma questo è stato un valore storico-artistico prima di tutto, Ma quindi Toschi c'è una bisogna. spanna sopra, proprio, diciamolo. Di Toschi è una spanna sopra, si sa. Infatti Toschi è il nostro re del canale. No, magari potrebbe anche essere messa in un museo, ma non distrutta perché la storia non si cancella. Quindi tutto questo discorso è tutto sul cancellare la storia, non serve a nulla se non a nasconderla alle future generazioni. Vi ripeto che in realtà l'unico cancellamento, la cancellazione che è stata fatta è stata dei vari documenti d'archivio che provavano, insomma, le varie cose. Però l'idea, Malefatte, le sì, varie insomma, malefatte. hanno Allora, io cercato ho di una domanda nasconderla. molto ignorante, perché cioè, sai quando arrivi che la lezione è già iniziata, ti sei perso l'inizio, ma hai un po' paura a chiedere. Allora, quando si dice cancel culture, si intende la cultura, cioè la policy di cancellare degli elementi scomodi del passato, tipo cancelliamo Leopoldo, facciamo finta che Leopoldo non è mai Esatto. esistito, o sono quelli che additano i cancellatori della storia? Cioè, cancel culture sarebbe togliere la statua di Leopoldo. Esatto, sarebbe E uno può essere cancellare. d'accordo con la cancel culture o contrario alla cancel culture, oppure ha sempre un'accezione Allora, cancel negativa. culture non esiste, diciamo, è Ok. quella cosa di cui viene accusato generalmente chiunque voglia, diciamo, mettere sotto una luce critica la storia passata. In Ok. realtà il termine deriva dall'abitudine che c'era cioè dall'abitudine, dall'azione di boicottare un personaggio che nell'attualità pesta un merdone. Cioè, per esempio, Amadeus dice che le donne devono stare un passo indietro, smettiamo di guardare tutti i programmi di Amadeus perché ha pestato un merdone, E ok? questo è cancel, cioè cancelliamo Amadeus. Esatto, questo è cancellare. Poi in realtà questo concetto è stato applicato a chi cerca di attualizzare la storia, cioè essendo la storia una narrazione che si fa, cioè è successo questo, come lo vogliamo vedere? Giusto, sbagliato, ci interessa celebrarlo, lo invece ci ragioniamo come un momento negativo, quindi Che appunto attualizziamo. è quello che dicevi prima di mettere sotto una luce critica, che non vuol dire necessariamente tirar giù la statua, ma vuol dire pensiamoci sopra. Esattamente. Allora, sulla cancel culture intanto c'è una puntata del podcast di Enrico Di Palma che vi invito a guardare, ad ascoltare, si chiama Verba Manent, che parla proprio di questa cosa, cioè di come in realtà ve venga accusato chiunque di cancel culture, quando in realtà quello che si vuole fare è ragionare, come dicevo in questi giorni su Instagram, sulle cose che noi diamo un sacco per scontate. Per esempio, il fatto che una statua sia una cosa di altissimo valore, una cosa che testimonia la storia, e quindi cancellando la statua si cancella la storia. Intanto sono due cose diverse, perché la statua non è una fonte storica e basta, cioè la statua è una fonte storica del momento storico in cui viene fatta, cioè viene fatta la statua di Leopoldo II nel momento in cui Leopoldo II è un personaggio fico. Quindi noi ragioniamo sulla funzione di quella statua in un momento in cui mettiamo sotto la luce critica Leopoldo II. Cioè, oggi che per noi Leopoldo II non è più figo, perché non regna lui sostanzialmente, No, non è più a figo, nessuno. non soltanto perché non regna lui, ma perché No, dico le che cose che all'epoca lui. magari non era visto come figo di per sé, ma era il regnante, quindi almeno vorrai fargliela Ah, una statua sì, al re. Era certo. proprio d'obbligo. Beh, ma in realtà ci sono casi in cui le statue sono state fatte a posteriori per celebrare un momento tipo controverso che era Tipo la già spigolatrice di. vinto. Ma a parte la spigolatrice su cui abbiamo già una puntata, mi pare, una live, mi pare. Penso di sì. Però, per esempio, ci sono statue degli eroi confederati della guerra civile americana che sono state
fatte dopo. E su questa cosa mi hanno mandato oggi un video, tra l'altro, me l'ha mandato Favoz, mi pare, non sono sicura, sul fatto che esistono delle scuole. Buonasera, Dav. Ehi, ciao da Vespro. Grazie, Toschi. Grazie, grazie, grazissimo. Me lo Allora, apro ce subito. l'ho la puntata di Enrico Di Palma. Vabbè, vedete se è quella, se non ce la devo avere da qualche parte. Ah, ce l'ha mandata Toschi. Ci Ok. ha mandato il link Toschi. L'ho già Ah, cliccato, ok, l'ho sì, già io dato. ce l'ho su YouTube perché. Vabbè, che queste statue sono state fatte dopo, cioè celebravano eroi confederati della guerra civile americana, in sostanza i sudisti. E erano state elette dopo, cioè nel momento in cui si stavano organizzando i diritti civili degli afroamericani. Quindi queste statue sono state fatte, diciamo, per contrapposizione a quel movimento che invece voleva riconoscere i diritti civili degli afroamericani. Quindi in realtà, in questo caso, il monumento che si vuole fare non è tanto ai personaggi quanto ai valori che questi personaggi, incarnavano. Quindi c'è da ragionare su sta cosa. La statua è un oggetto. Il valore che gli diamo lo decidiamo noi, che sia un valore artistico, che sia un valore monumentale. Partiamo dal presupposto che quando tu mi fai un uomo a cavallo che è alto 4 metri, lo metti su un piedistallo, lo metti in mezzo a un giardino, non mi puoi dire che non lo stai celebrando. E non mi puoi mettere una targhetta che mi dice questo è Leopoldo II, non siamo più d'accordo col colonialismo, perché la targhetta chi minchia la guarda nel momento in cui tu c'hai un Marcantonio dei 4 metri? Cioè questo è importante perché comunque noi parliamo sempre del fatto dell'emozione nelle opere d'arte, no? Però cioè, quell'impatto lì, che non è secondo me quello più importante in una fonte, esiste. Cioè tu ti trovi davanti alla statua, comunque un impatto emotivo ce l'hai. A voglia di mettere la targhetta scritto sotto, non siamo più d'accordo con lui, capito? È il video di Eros? Esatto. Allora, questo ve lo metto perché ce l'ho qui, l'ho salvati tutti quanti i link per mandarveli. Questo è il video sulla faccenda che vi dicevo delle statue dei confederati. Però, ecco, grazie Toschi che recuperi tutto, non so come cavolo fai a No, è recuperarlo così. pazzesco, è pazzesco. Quella che volevo far leggere adesso invece è un'altra proposta che è questa, fatta. Cioè, è un altro articolo fatto in maniera più decente su quello che è successo in Belgio. E allora, vi ricordo quello che abbiamo Prima mi letto volevo prima. prima di leggere questo qua, mi volevo ricollegare a quello che dicevi dei bigliettini, diciamo, delle targhette, perché mi diceva la Ah, delle mia. targhette. Delle targhette da aggiungere eventualmente alla statua, perché mi diceva la mia amica inglese che nei musei inglesi che frequenta stanno iniziando ad aggiungere questi disclaimer, tipo: attenzione, qua è rappresentata questa cosa, ma oggi riteniamo che sia scorretta, qua c'è quest'altra, ma attenzione, non siamo più d'accordo con questo, che poi è quello che è successo anche con, adesso non mi ricordo su quale piattaforma di streaming, dove, non so, potevi guardare dei film dove c'era una rappresentazione, ad esempio, dei rapporti tra persone con nazionalità diverse, e ti dicevano: attenzione, questo film è stato visto come razzista, no? Tipo, indovina chi viene a cena, queste cose qua. Ah, sì. E quindi questi disclaimer che vengono messi prima dei film o che vengono messi a fianco alle opere nei musei per dargli un contesto, diciamo. Allora, Esatto. indipendentemente da quello che penso io, però questo sarebbe già un contestualizzare la cosa, no? Cioè, è vero che rispetto alla statua grande 8 metri, il cartellino, il disclaimer, fa un po' poco, però che poi sarebbe anche nell'ottica di dire: raggruppiamo tutte le statue di personaggi controversi in un parco, o in un museo, insomma, in un luogo dove le abbiamo tolte dagli occhi di chi non le vuole vedere, da chi si sente offeso dalla presenza di questa statua, che
che prevede che la gente sappia che quello è Leopoldo II e che sappia anche che cosa ha fatto, ma cosa che Beh, sì, in Belgio ovviamente. lo sa, non ti preoccupare. Infatti adesso ne parliamo. Ma non so se io, cioè, se mi fai vedere la statua di un tizio qua italiano. E vabbè, quella Se è... il tizio potrei riconoscerlo perfino io, ma tutti gli altri Se tu vedi personaggi il tizio con storici, la M, lo riconosci. E quello lo sì, riconosci ma come... giusto lui e tutti gli È altri. Leopoldo II in Belgio così. Era un personaggio di quel calibro lì, cioè Sì, così perché importante per la ha storia dato del paese. una svolta... Sì. Sì, tra l'altro, cioè, lui ha fatto delle riforme importanti, tra cui appunto quella di staccare la... Cioè, il Belgio è uno di quei paesi che si è creato su base religiosa, no? Cioè, durante la riforma erano quelli che, insomma, i non riformati, cattolici. E lui è stato quello che ha tolto dalla scuola, cioè dall'educazione obbligatoria, la religione. La Quindi è stato uno di religione. quelli che ha svoltato in qualche modo. Quindi Ok. viene riconosciuto Quindi dicevo, sicuramente. anche l'idea di Però... eventualmente raggruppare altrove queste statue e di metterle in un contesto, cioè di dargli una sovranarrazione, tipo, qua vediamo la statua di questo che ha fatto questa cosa e in questo periodo faceva così, cos'ha, un po' come stiamo facendo ora. Oddio, scusate, Suonano questa alla porta. sveglia ci ricorda che sono le 22:22 del 22/2/2022, quindi ho deciso di mettere una sveglia perché è un momento di cui dobbiamo ricordarci tutti quanti, che non tornerà Puccerenza. mai più prima di altri 100 anni, giusto? No. Non lo Giusto? so. Vabbè, quello, godetevi questo momento. Temevo fosse una porta a porta. No, questa è la mia sveglia che mi ricorda che devo fare i post, devo fare cose a un certo momento, perché se no mi metto a lavorare non mi ricordo più niente. Tra 200 anni, giusto, perché 2222, esatto. Quindi Ok. godetevi questo minuto di due, che è palindromo e rovesciato e speculare e tutte quelle cose là. Che piacciono ai matematici. Esatto. Fondiamo anche loro, anche Oddio, matematici. Tuesday, un utente X, sei appena arrivato alle 22:22:22:22:22:22. Le paperelle, ecco, già alle 23, alle 22:23, quindi possiamo andare avanti con il nostro discorso. Allora, la questione del contesto, stavi Eh no, dicendo... stavo appunto dicendo il raggrupparle altrove o lasciarle lì dove sono, ma con dei disclaimer come si sta già facendo appunto su Disney Plus, diceva Toschi prima, dei film o nei musei di fianco a opere che pot alcuni potrebbero ritenere offensive, è già un modo di aggiungere una narrazione. Cioè, tu vedi Leopoldo Esatto. II, lo vedi celebrato, ma ti spiego che era celebrato perché è stato un big boss della politica del suo tempo, ma ha fatto anche cose cattive, ha anche dei difetti. Ha fatto anche cose. No, allora, secondo me già è qualcosa, però c'è un grosso rischio, perché tu puoi vedere, adesso qualcuno citava fantasia nei commenti, no? O Non non lo l'ho so, perso. non trovo No. tutto. Aspetta, non l'ho Però visto. un conto è che tu ti guardi un film come Via col Vento. Io sono a favore chiaramente della contestualizzazione e del non cancellare le cose. Però secondo me caso per caso deve essere pensato, cioè non deve essere l'assoluto non cancelliamo le statue perché la statua è la storia e così si cancella la storia. Questa secondo me è una stronzata. Cioè è una cosa che noi siamo abituati a pensare come monumento, uguale storia, non si cancella. Caso per caso va discusso e quello poi il discorso che Cioè, volevo come fare. se cancellare la statua ci facesse dimenticare che faccia aveva Leopoldo II, Esatto, che o poi un come era fatto il conto suo cavallo. monumento. No, ma ci facesse dimenticare che è Perché esistito. poi nessuno pensa al cavallo, cioè, anche lì. Perché Il dobbiamo problema. cancellare il cavallo? Fuori cavalli. Vabbè, comunque, aspetta, si stanno aprendo un sacco de ramificazioni. Dai, chiudiamo il cavallo. Allora, intanto cominciamo dal di che. Un conto, come diceva la ragazza del commento, un conto è fare storia, un conto è fare un monumento. Cioè il monumento serve a celebrare, soprattutto quando è messo su spazio pubblico. Non serve a ricordare cose. E anche questa cosa qua, le immagini che noi pensiamo che la Chiesa da noi faceva per, questo lo dico sempre, per insegnare a chi non sapeva leggere, in realtà no, servono a ricordare cose che chi non sapeva leggere già sapeva, che facevano parte della sua cultura, cioè chi guardava le immagini riconosceva cose che già sapeva. Servono a rimarcartele, servono a fattece pregà quando ti serve pregà, servono a celebrare
le cose che tu già sai, quindi a imprimerle all'interno della tua cultura quotidiana, ok? Esattamente lo stesso discorso che si fa quando diciamo che nelle pubblicità c'è l'oggettificazione del corpo della donna, perché ogni volta che tu vedi una donna col culo, pensi che donna uguale culo, quello è il problema, cioè è una cosa che è nella tua cultura, tu in quel modo la continui a timbrare ogni volta che la vedi, così funzionano le immagini. Quindi, mettere un disclaimer all'inizio di via col vento, togliamo leopold e lasciamo il cavallo, tutti i cavalli. Sarebbe bellissimo. Star Trek. Allora, metti un disclaimer prima di via col vento e poi guarda tre ore di via col vento dove c'è Mami che dice Miss Rosella e queste cose qui. È chiaro che non hanno lo stesso peso, perché io mi affeziono alla storia, mi affeziono ai personaggi, mi guardo d'ore di un prodotto che è fatto per coinvolgermi emotivamente, per farmi entrare in mano. Non ci avrà mai lo stesso peso il contesto, chiaramente. Però sicuramente è una cosa che serve per non rovinare un'opera e comunque parla dei nostri, del nostro tempo, eccetera, eccetera. Il vero lavoro si fa sui libri di scuola, a scuola, nel dibattito, eccetera. Per questo è grave, secondo me, che la gente dica che quando si parla di butta giù un monumento è distruggere la storia, perché in realtà quello è il momento in cui si dovrebbe fare il dibattito. Dall'altra parte, all'interno del museo, che è una questione che tocca anche quel ragazzo del video che vi ho mandato prima sulla questione americana, è un problema perché tu togliendo la statua dal luogo pubblico, quindi non rendendola più un monumento, la togli, diciamo, la togli dal contesto di celebrazione, celebrativo, sul luogo pubblico, e poi lo vediamo, ma la metti all'interno di un altro luogo, che è comunque un luogo che gli dà un significato, un valore, perché tu al museo ci vai per imparare, perché il museo rappresenta la comunità dove stai, eccetera, eccetera. Secondo me la targhetta non serve, cioè serve per levarti la coscienza e dire non l'avevamo distrutta perché a noi ci dispiace distruggere statue. Cioè, ci vorrebbe una cosa, a mio parere, questa idea mia, che ci abbia lo stesso impatto emotivo, estetico. Cioè, da una parte tu metti le statue dei colonizzatori, dall'altra parte prendi 10 artisti di terza generazione Congo. de Congo e gli fai fare un'opera che invece celebra la loro storia vista dal loro punto di vista. Sicché che succede? Nel momento in cui io vado nel museo, io vedo il contrasto tra queste due cose, lì mi stai raccontando la storia totale a 360 gradi del Belgio, capito? Cioè, questo sarebbe quello che bisogna fare se tu non vuoi distruggere. Però in questo caso distruggere, che è la cosa che io ho messo provocatoriamente come titolo a sta live, in realtà c'ha un altro significato che adesso vediamo, perché questa immagine che io ho fatto vedere. No, perché non compare? Ah, ecco, Ecco. compare. Questa cosa qua, che poi è quella che ha generato tutti questi commenti, questo modo di raccontare l'evento, in realtà non è completo, perché qui mi dice una comunità di esperti, un rapporto sul colonialismo, virgolettato. Cioè, mi stai proprio dicendo che un gruppo di esperti ha detto che va bene distruggere la statua. In realtà non è così, adesso vediamo Sì, bene ecco, il significato. l'articolo è scritto proprio un po', cioè fa un po' ridere, nel senso È come è scritto proprio scritto. per ricevere questi commenti qua. Che schifo, finché l'italiano medio la pensa come clan. Ah no, vabbè, questo no. Ho un'idea Cioè, è diversa, fatto ma per buttare lì un po' di informazioni non contestualizzate in modo che la gente possa scaldarsi nei commenti. esatto. Aspetta che vedo che c'è un sacco di Che è quello che commenti. abbiamo fatto anche noi con il titolo di questa live. Distruggiamo la Esattamente. cultura. Vai, scatenatevi nei commenti. Ecco, intanto Maurella comincia a portare sfiga. Ma tranquilla, il 21 febbraio era ieri. È di Allora, quello che dobbiamo tenere. togliamo il cavallo, potrebbe essere una Caligola piace questo elemento. Allora, aspetta però. Ecco, ma in realtà togliendo la statua più che distruggere la storia si fa la storia o no? Ecco, questa è la cosa che. Ecco, esatto, clickbait. Questa è la cosa che io dico sempre. Noi ci dimentichiamo nel momento in cui ci mettiamo ansia di cancellare la storia, che la storia la stiamo pure facendo. Cioè, non è che la storia è quello che arriva fino a ieri e che noi oggi siamo incaricati di proteggere e di sottrarre a tutto il passaggio del tempo. In realtà la storia noi la stiamo pure facendo, decidendo, scegliendo, è come quando conservi, no? Cosa conservi, cosa butti via, perché
Un po' come quando si racconta che la Chiesa faceva tagliare tutti i piselli delle statue. Ah, sì, ok. Cioè, oggi lo raccontiamo come un fatto storico. All'epoca era roba contemporanea, la depisillizzazione. Oggi la racconti come un aneddoto storico. Esatto. Se facesse oggi, direbbero tutti, ah, cancel culture. In realtà, l'aneddoto storico non è tanto per raccontare un aneddoto, è perché ti fa ragionare sul fatto che modificare le cose che ci sembrano celebrative significa cambiare il senso della celebrazione che noi stiamo facendo. Questo è in sostanza. Cioè stiamo intervenendo su quelli che per noi sono diventati dei simboli, ma sono diventati dei simboli a prescindere dal contesto, perché nel momento in cui tu mi dici non posso buttare giù una statua perché la statua è uguale alla storia, se cancelli la statua, cancelli la storia, vuol dire che io non c'ho più un pensiero critico su quell'oggetto. Già io sto dando un significato. E quindi non mi sta più parlando di storia, mi sta parlando cioè io uso sempre questa parola che è dogma, perché nel momento in cui tu c'hai paura a fare delle domande, c'hai paura a distruggere qualcosa, quello è un dogma. E faccio sempre l'esempio della persona a cui tu vuoi bene, la persona a cui tu vuoi bene, gli vuoi bene pure quando sta in mutande, o quando sta male che c'è il moccio che gli cala dal naso. Quindi noi non dobbiamo avere paura di mettere sotto una lente critica le cose a cui teniamo, no? Perché una volta che tu le spogli di tutte le cose perché se fa così perché sì, riesci a capire, no? Quello che veramente c'ha significato per te, quello che c'ha veramente valore. Se c'hai paura di fare questa operazione, vai per... Oddio. Vai per dogmi, veramente. Non so usare un'altra parola. Sì, sì, allora... Sì. Ah, cazzo, questa è in inglese. Allora, siccome io non c'ho interesse a farvi vedere quanto sono brava in inglese, la traduciamo. E voilà. Scusate, non ero pronta. Ecco, sulla destra potete vedere... Poco. Accetta tutti. Non si vede? Ok, adesso è un po' più grande, sì. Okay. Abbiate pazienza, un traduttore abbastanza funzionante, però... Allora, richiesta di sciogliere la statua di Bruxelles e trasformare in un memoriale per le vittime del Congo. Un gruppo di esperti offre due opzioni per la statua del re Leopoldo II che rende omaggio ai milioni di morti sotto il suo dominio coloniale. La statua è diventata un flashpoint per i manifestanti durante le manifestazioni contro il razzismo a Bruxelles nel 2022. Quindi vediamo che già c'è uno strato ulteriore dei valori, dei significati che si è aggiunto a questa statua. Aspetta che è arrivato un utente X. Io ero al lavoro, che secondo lui si sta unificando cultura, storia e monumentalismo. Un monumento in piazza che celebra qualcuno viene messo anche per essere preso come un buon esempio. In questo caso non credo che sia una buona idea. Esatto. Cioè, in realtà quando tu metti un monumento in piazza significa che la comunità si riconosce intorno a quel monumento lì. Cioè, quando tu metti un simbolo in un luogo pubblico dove tutti passano, significa che la comunità che vive lì, adesso qui mi pare che lo dicono, significa che la comunità si riconosce, ma anche si riconosce a livello pratico, perché un monumento che sta in un luogo pubblico viene preso in carico, in cura dalla comunità, anche fisicamente. Cioè, se vedi uno che lo imbratta, chiami il vigile, se ci metti le tasse in modo che si faccia la manutenzione, ok? Significa che tu ti riconosci in quel simbolo. Questa cosa diventa controversa nel momento in cui tutti non siamo d'accordo su quello che viene dimostrato, soprattutto nel momento in cui si tratta di un personaggio così controverso, di un caso come la Spigolatrice de Sapri, che insomma solleva questioni attuali. Te, Roberto, accanto che fa il traduttore simultaneo. No, perché a me non, cioè, a me piace che la gente legga, quindi siccome non so se tutti preferisco traduzione. Perdonate il casino, ma almeno si riesce un po' a leggere. Allora, una statua di bronzo del re belga del XIX secolo Leopoldo II nel centro di Bruxelles potrebbe essere fusa e trasformata in un monumento ai milioni di morti durante il suo brutale dominio del Congo belga e di altre vittime del colonialismo, ha suggerito un gruppo di esperti. Il gruppo di storici, architetti e altri specialisti commissionato dal governo regionale di Bruxelles suggerisce anche una seconda opzione per il bronzo. Creare un parco di statue all'aperto per ospitare l'opera equestre, insieme ad altri monumenti controversi a figure del passato coloniale. Quindi qua ci stanno dando un altro dato intanto, cioè il governo regionale di Bruxelles ha chiesto agli esperti di risolvere questa questione perché è ovvio che questa statua
Dopo che più di una volta gli attivisti sono andati a imbrattarla, è ovvio, hanno capito che questa statua è controversa e quindi non è rappresentativa dei cittadini. Ecco, i romani usarono la damnatio memoriae, che era un procedimento sistematico di cancellazione del nome e dell'immagine di personaggi diventati sgraditi da documenti, monumenti e altro. Il risultato è che di base sappiamo perfettamente chi erano questi personaggi Ah, cancellati. l'effetto Barbara Streisand è quello che si chiama. No, L'effetto Barbara Streisand, perché l'effetto non si Barbara chiama Streisand? effetto Barbara Streisand, correggetemi nella chat se mi sbaglio, ma tipo quando tu vuoi nascondere una notizia e in realtà i tuoi tentativi di cercare di nasconderla, di soffocarla, servono solo ad alimentare le fiamme e la notizia si sparge sempre di più. Mi sembra Esattamente. che, vediamo se... non è facile. Ecco, un fenomeno simile, dovrebbe essere proprio il fenomeno Barbara Streisand. Praticamente avevano un giornalista, un fotografo, aveva fotografato e pubblicato una foto in cui si riprendeva da lontano la costa di qualche paese americano, penso a California, e si vedeva la villa di Barbara Streisand. Lei, che non voleva che la sua villa apparisse nella fotografia, che così dopo tutti sapevano dove abitava, ha cercato di comprare questa fotografia, di denunciare il fotografo, ha tirato su un polverone per cui alla fine tutti hanno saputo dove stava la villa di Barbara Streisand. Intanto una citazione che ti sa che la sa veramente. E quindi si parla No, appunto di questo assurdo. effetto Streisand nel tentativo di nascondere un'informazione che lei riteneva privata, non è che c'era scritto la villa di Barbara Streisand nella foto, eh. Lei però Come l'ha Atalanti vista. ha fatto Si è peggio. preoccupata, ha fatto peggio e ha creato un effetto di cui oggi si parla ancora a distanza di anni. Che fenomeno. Sì, esatto. Gli egizi no, non lo so se lo facevano. Sì, Non può anche darsi. gli egizi, quelli di cancellare o rimodellare le facce delle statue dei loro predecessori. Cioè, tipo, c'era il faraone Tal dei Tali, c'era la statua, c'era il tempio, arriva il faraone nuovo e dice: no, no, ma quel faraone là, c'era, cioè, lasciate stare, era uno stupido, adesso cambiamo culto, cambiamo capitale e tutte le statue di quello là le rifacciamo con la faccia mia. Così non è che le buttiamo via, E no. in realtà il primo a farsi la faccia però è stato quello Berlusconi a rifarsi la faccia. Akhenaton, Akhenaton, mi Ah, pare. ok. Mi ricordo però, magari sparo. Che è stato Aveva mica... fatto il Quello che monoteismo. è esatto, che aveva cambiato culto totalmente. Sì, lui è stato il primo a... Vabbè, comunque. Già ci abbiamo un dato intanto, che quando provi a cancellare le cose non funziona. Però in realtà consideriamo che noi andiamo a scuola, cioè il fatto di togliere la statua si risolve quando a scuola si parla del colonialismo, di quello che è stato, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui io a scuola ti insegno che il colonialismo è sbagliato, tu esci, ti trovi la statua di quello in piazza, dici ma... Cioè... Allora, anche la Germania ha cancellato tutti i monumenti di un tizio famoso col baffetto, ma ci ricordiamo ancora come si chiama. Esattamente. Ma perché il monumento non c'ha la Charlie funzione... Chaplin, no, che un altro, lui ha interpretato in un film, però. e tra l'altro è vero, Esatto, Akhenaton e e Hatshepsut. 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 Ciu, ciu, ciu. Però non era, mi sa, la moglie di lui, Hatshepsut era un altro. Lei era Vabbè, stata sempre. regina, ma non, cioè, non regina come moglie di qualcuno, era Mi stata sa che lei regina per conto suo, era mi sembra. faraona, però si dice che se fosse travestita da Esatto. uomo, tipo, può essere. Vabbè, noi sappiamo queste cose. Allora, andiamo avanti. Allora, i due scenari sono stati proposti in un... Okay. I due scenari sono stati proposti in un rapporto di 256 pagine sulla decolonizzazione dello spazio pubblico della capitale belga, che è stato commissionato a Bruxelles. Dopo le proteste del Black Lives Matter hanno travolto la città nel 2020. Quindi il discorso è questo, cioè il governo di Bruxelles ha chiesto un parere a degli esperti storici, architetti, quindi una commissione di esperti di diversi settori, perché per decolonizzare lo spazio pubblico, cioè si è sollevata una questione importante dopo una serie di eventi a sfondo razziale, dei delitti a sfondo razziale. E a Bruxelles si è sentita l'esigenza, e il governo si è sentito l'esigenza, di rivedere una serie di simboli.
Non è che gli scienziati hanno detto, gli studiosi hanno detto buttate giù la statua perché se no i neri si arrabbiano, non è così. Cioè, il governo ha sentito che c'era un problema perché in alcuni posti sono un po' più evoluti di noi. Evoluti. La statua equestre è diventata un flashpoint per i manifestanti durante quelle che sono diventate le più grandi manifestazioni contro il razzismo a Bruxelles, che i partecipanti possono ricordare. Bruxelles ha decine di monumenti e strade intitolate agli uomini che hanno costruito l'impero del Belgio alla fine del XIX secolo nella corsa all'Africa. Il re Leopoldo II gestì il Congo come suo feudo personale dal 1985 al 1908, quando milioni di persone morivano di trattamenti brutali, fame e malattie. Lo Stato belga prese il controllo del Congo dal 1908 al 60, ottenendo dalla Germania, dopo la Prima Guerra Mondiale, le colonie del Ruanda e Burundi. L'eredità coloniale del Belgio, compresa la violenza contro le popolazioni africane, il furto di risorse naturali, il razzismo antinero, sono fatti storici accertati che non sono sempre riconosciuti e pienamente riconosciuti dal Belgio. Cioè c'è un problema per il fatto che, siccome ci si vergognava di questa roba, non se ne parla a sufficienza. Quindi ricordiamoci. Cioè, costruiamo significati su quel tizio sopra il cavallo. Il gruppo non raccomanda di abbattere tutti gli statuti, ma propone un approccio caso per caso su statue, sarà Le probabilmente. statue sarà sì, hanno messo una T di troppo, statutes. Alcuni monumenti potrebbero essere trasferiti in musei o in un parco di stato e altri potrebbero essere rinominati o contestualizzati con targhe informative. Uno spazio pubblico decolonizzato non è uno spazio in cui tutte le tracce coloniali sono state cancellate, ma uno spazio libero da elementi materiali che promuovono allora e oggi la relazione asimmetrica tra l'ex bianco civilizzato e l'ex nero colonizzato, perpetuando un'ideologia razzista e le disuguaglianze. Ok? Promuovono la relazione asimmetrica, cioè un tizio che in Congo ha fatto delle stragi sta su un cavallo in alto sopra un piedistallo in uno spazio pubblico dove ci vivono i pronipoti di quelli che lui ha sterminato. Questo è il punto. Parco del Cinquantenario, uno spazio verde monumentale costruito per celebrare il 50° anniversario dello Stato belga, finanziato dalla ricchezza proveniente dalla gomma congolese, dovrebbe essere riqualificato, ha suggerito il gruppo di esperti. Un monumento nel parco ai pionieri belgi delle colonie dovrebbe essere rinominato Monumento alla decostruzione della propaganda coloniale belga. Cioè, in questo caso, il monumento diventa la decostruzione della propaganda coloniale belga. Cioè, io passo davanti al monumento e mi dico che cos'è la decostruzione della propaganda coloniale belga? Adesso non so com'era in inglese. Ci sta, ok. In questo caso il monumento mi sta dando un'informazione della cultura che oggi è in questa realtà, in questa comunità, cioè dove ci stanno le terze generazioni, dove ci stanno i belgi, dove si ragiona su determinati temi perché non ci abbiamo avuto paura di prenderli in mano e guardarli. Leggo un po' dei commenti perché vedo che ce n'è tanti. No, beh, diciamo l'ultima era quella di Favots che diceva: guarda un po' sti belgi che non parlano della loro storia, non come noi che studiamo bene il colonialismo italiano. Esattamente, esattamente, esattamente. Il Magari gruppo. perché il loro colonialismo ha funzionato un po' di più rispetto al nostro. Sì, intanto Il il loro nostro è c'è stato un stato. po' la ciofeca. Intanto il loro c'è stato. Esatto. Il gruppo di esperti ha anche proposto un memoriale alle vittime della colonizzazione, così come un museo, un centro di documentazione dove la gente può conoscere il passato imperiale del Belgio. Ecco, questo non me lo ricordavo, che è quello che dicevo io, cioè tu fai il parco. Sì, Lo lo intitola le diceva anche vittime l'articolo in della. italiano, di fare un memoriale, una statua alle vittime Ah, della colonizzazione. Nelle prime righe, mi quest'altro? sembra. Quello in italiano di Anza, il primo. Questo qua. Questo? Ah sì, al suo posto potrebbe sorgere, dice, terza riga, quarta riga. Al suo posto potrebbe sorgere un monumento dedicato ai milioni di persone uccise durante il governo del Congo Ah, non belga. lo vedo. E alle altre vittime del colonialismo, che però scritto Vabbè. così in questo contesto, Voi cioè l'avete se visto. senza contesto, suonava un po' tipo togliamo il tizio dal cavallo e facciamo, ma sì, una statua generica Esatto. alla gente che muore, ok? E infatti Qua i commenti che a me raccontato in arrivano. questa. Esatto, qui ti spiega che c'è un paese che sta rinegoziando dei concetti che sono la base della propria Esatto. storia, no? Mette in guardia dal cambiare i nomi con il voto pubblico, tuttavia evidenziando il furore. Evidenziando il furore? Aspetta, no, torna un po' più su perché siamo nel paragrafo No, precedente ma in sai, questa è la inglese. pubblicità.
La No, 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 cantante. no, siamo. No, siamo nel paragrafo precedente. Il verso che change in No, ma. Ah, dice sì, che questo rapporto sottolinea il furore che c'è stato quando il tunnel Leopoldo II a Bruxelles è stato rinominato per Ah, per la la cantante. spenta Ok. cantante Anne Cordy nel 2021. Dice, Allora, la visto che cantante. aveva fatto così scandalo questo cambio di nome, l'idea di cambiare i nomi delle statue tramite voto pubblico l'hanno un po' scartata. Esatto. Ok, allora la saltiamo questa. Ah, Però perché ecco, lì è dice interessante che è stata alcuni votata hanno lei. criticato la sua vecchia hit Hot Chocolate per i suoi crudi Chocolate. stereotipi razziali, anche se la sua famiglia ha fortemente negato che avesse intenzioni razziste. Altri hanno deplorato la decisione di chiamare il tunnel nella Bruxelles bilingue dopo una cantante, cioè in nome di una cantante In molto nome più conosciuta tra i belgi francofoni che tra gli olandesi. Vabbè, la cosa interessante era che comunque è stata votata perché anche i nomi delle strade, no? Sono significativi delle pers dei personaggi a cui tu dai valore, quindi falla votare, non è che sia proprio una stronzata. Certo che non ci sarà mai il 100%, ovviamente. Però poi se la gente ci deve litigare sopra. Sintetizzando, perché la scelta con voto ha portato un'altra controversia. Allora, Pascal Smet, non so se legge così, il ministro incaricato della pianificazione urbana per la regione di Bruxelles Capitale, ha detto che il gruppo ha adottato un approccio sfumato nell'affrontare i monumenti coloniali. La cosa più semplice sarebbe sbarazzarsi di tutte le statue, ma non hanno scelto questo, ha detto. Naturalmente sappiamo tutti che per gli individui che vivono oggi nella nostra città nessuno è responsabile della colonizzazione, quindi non c'è questione di colpevolezza, ma è una questione di responsabilità collettiva. Penso che sia molto importante, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo ora, non essere bloccati nella storia, ma capire la storia e fare la storia, io aggiungerei. Molti residenti di Bruxelles non si rendono conto del significato di alcuni monumenti e nomi di strade dell'epoca coloniale, ha detto. Non sapeva che la grande arteria Rue General Jacques avesse un legame con il Congo. La strada. Ah, vabbè, qui non si può andare avanti. Dove sta? Non lo so recuperare qui in inglese. Ritorna sull'articolo Ecco, che originale. organizzava spedizioni. Ah, ok. Ah, ecco, che organizzava spedizioni punitive contro i lavoratori congolesi che resistevano alla Alla raccolta raccolta della di gomma, ma gomma. che poi è stato celebrato come eroe nazionale durante la Prima Guerra Mondiale, questo Ok, Zhuzhak. quindi percorso. Sto Smet, che è come minchia si chiama, il politico di cui stavamo parlando prima. Firma il permesso di erigere e smantellare monumenti, spera che di pubblicare in che senso? Di Ah, di far fargli uscire uscire con un piano un d'azione entro progetto, settembre, con le ok, prime con le decisioni prime sui monumenti decisioni. individuali che vengono prese entro la fine dell'anno. Ok, è quello che dicevamo prima, un memoriale alle vittime della colonizzazione potrebbe essere fatto, cioè pagato dal settore pubblico Addirittura delle aziende che dalle hanno compagnie che avuto hanno profitti guadagnato, dall'impero belga. esatto, che sarebbe proprio Wow. una figata, cioè chi si è arricchito con quella roba lì, Adesso paga per dire finalmente, che. Che esatto. roba lì è sbagliata. Era chiaro che qualcosa bisognava che si facesse con la statua di Leopoldo II al centro di Bruxelles, ma sicuramente c'era bisogno di dibatterla sta cosa, non è che tu prendi e annienti. Vabbè, questo adesso non ce ne frega, vabbè, ok. La decisione si sa del governo federale belga. Vabbè, comunque adesso ci Mentre stanno la decisione decidendo. sulle strade sarà soprattutto delle autorità locali dei 19 comuni che fanno parte di Bruxelles. Quindi adesso stanno deliberando. Quello che mi interessava far venire fuori era che in questo caso ci abbiamo davanti non cancel culture, come se ogni volta che uno mette in discussione la storia se tira fuori sta cancel culture del cazzo, ma in realtà è una popolazione che sta discutendo sul proprio passato e su come rappresentarlo, che è esattamente quello che veniva chiesto per la spigolatrice De Sapri, per le statue dei Montanelli, per tutte quelle occasioni in cui viene celebrato un personaggio o un momento storico che è controverso, ma non controverso perché, come mi dicono spesso nei commenti, ma allora se è una minoranza non gli sta bene questo, adesso dobbiamo ridiscutere. No,
È chiaro che nel momento in cui si va a discutere su un monumento è perché ci sono delle forze, delle Sì. idee, cioè è un momento storico in cui delle idee vengono discusse. La faccenda della Spigolatrice dei Capri non è che sono quattro femministe stronze che sono andate a rompere scatole perché questa c'aveva il culo dei fuori. Cioè siamo in un momento storico in cui si sta ridiscutendo l'oggettificazione del corpo della donna, il significato del femminismo, il femminismo intersezionale. Cioè ci sono diversi... cioè è una cultura che si sta modificando riguardo il ruolo della donna, alla percezione della donna nella società. Quindi è ovvio che tu mi fai una cosa di quelle, devi considerare questi tipi di discorsi, perché se no stai a fare una roba che potevi fare 50 anni fa, ok? Questo è il discorso. Abbiamo un commentone di opportunity. Pippolone. Un'altra soluzione non potrebbe essere mettere una statua che rappresenta le vittime di fronte a questa benedetta statua di Leopoldo II. Poi per me la dovrebbero fondere subito, ma se proprio non vogliono, vengano incontro con una soluzione del genere. Cioè, sì, secondo Esattamente. Giuseppe, appunto, sarebbe da eliminare all'istante, però anche metterci davanti una contrastatua. Io penso di sì, che Ma a poi cavallo, però, io chiedo per il cavallo. chiedo per il cavallo. La controstata, secondo me, dovrebbe essere fatta dalle persone, adesso non so, terza, quarta generazione, insomma, dai discendenti di quelle persone lì, però adesso io non so esattamente com'è la Beh, quello situazione. secondo me, Cioè, visto un po' il clima e la sensibilità a questi temi, sarà facile che se fanno una controstatua gliela fanno fare a qualcuno. O qualcuno che arriva faccio, dal Congo o qualcuno che è discendente del Congo. ecco, cioè persone che metto le immagini non troppo grandi, magari, cioè persone che venivano mutilate perché non riuscivano a fare il tot di gomma entro il tot tempo. Cioè, ok, di questo stiamo parlando. Cioè, io magari non tipo te taglio la mano, se non ce la fai, raccogli X quantità di gomma in 3 ore. La situazione era questa, queste carica. Cioè, io potrei, vabbè, adesso volevo la foto, in realtà non volevo il pippone. Ecco. Cioè, io magari non vorrei che i miei antenati venissero rappresentati così in una statua dove stai senza mani, incatenato così, però ci può essere diciamo, una forma, una statua, un qualcosa che emotivamente ti ricorda che comunque c'è anche quell'altra parte. Allora, secondo me, quello che dice Opportunity c'ha senso. Però noi ricordiamoci sempre che la statua, in base a dove la metti, c'ha un valore diverso. Cioè, una statua dentro un museo significa che è una testimonianza storica di un certo periodo, e tu, museo, devi essere capace di fammela capire quella roba, non mettendomela la targhetta. Scusate, tolgo l'immagine che magari era fastidiosa. No, già tanto io. Ok. Cioè, non mettendomi la targhetta che è uno scarico di coscienza, capito? Cioè, ma facendomi un allestimento che mi fa capire con lo Che stesso cosa stava impatto. succedendo dall'altra parte del mondo in quel Esatto, periodo lì? cosa stava succedendo? Cioè, la complessità Cioè, di che è quel. bellissimo avere la gomma, è bellissimo avere il cobalto e le risorse, però che cosa Esattamente. comporta dall'altro lato? Dove, tra l'altro, questo argomento, come si diceva prima, è pure un discorso attuale, perché quello che io dico sempre, poi alla fine deve essere utile, no? Cioè, la visita al museo ti deve essere utile, non soltanto ti piace guardare le statue, cioè tu esci che hai acquisito in quella che io chiamo la tua cassetta degli attrezzi qualcosa, cioè che cosa ridiscute su come se ragionano le risorse, le materie prime, su come si ragiona il rapporto con altri paesi, altre culture, eccetera, eccetera. In modo che tu scegli più consapevolmente, se non a stare a che cazzo serve, a sapere, ah, quelli lì tagliavano le mani, cioè, a che serve se non per ridiscutere, no? Se non per mettere in discussione i valori, le cose a cui noi siamo abituati a pensare come cose intoccabili. Quindi, in realtà, fare la storia, ragionare sulla storia, renderla utile, cioè per fare questo è necessaria la distruzione di qualcosa e la costruzione di qualcos'altro. Che poi la statua di Montanelli è stata fatta insieme ad altre cose per promuovere quel periodo. Statua di Montanelli, dove viene nominate ex a. Ah. Non lo Questa so. delle vie non la sapevo, però boh, allora io adesso Ma anche non qua. è che so bene che cosa abbia fatto Indro Montanelli per meritarsi una statua, però immagino che comunque sia stato cos'era un giornalista Indro Montanelli. C'è un giornalista magari molto famoso che dice, vabbè, Sì, la controversia era nata perché lui sul aveva fatto che, comprato che in la bambina. passato, esatto, era Non stato... tanto il fatto che lui avesse comprato la bambina, ma il fatto che lui, quando gli è stato fatto notare, non abbia detto,
Oh my Cioè, God, ho comprato una bambina. no, capito? Cioè, che lui comunque alla veneranda età, nonostante fossero passati gli anni 60 e 70, avesse detto, vabbè, ma quella non gli fregava niente, la loro cultura, cioè, se la fosse cavata, in Sì. realtà dando un messaggio come dire, non ho fatto niente di male. E questo è quello che ha fatto incazzare. Poi quello è diventato un simbolo. Sì. Cioè, Però, come si dice, all'epoca in cui lui l'ha fatto, la visione anche del mondo in realtà era la non era, visione beh sì, forse non di era una neanche così persona che andava a distante. colonizzare un Esatto. posto dove tu pensavi che quelli erano inferiori a te, che tu li dovevi Esatto. civilizzare, E li potevi comprare, eccetera, eccetera. E vendere. hai approfittato di una situazione dove qui una bambina di 13 anni non avresti mai potuta sposare e tu con la tua morale dove una bambina di 13 anni non avresti mai potuta sposare sei andato là e te la sei sposata perché là te lo consentivano, Sì. capito? Cioè, adesso non so tu, ma io un bambino di 13 anni non me lo sposerei nemmeno se fossi in un posto dove legalmente me lo fanno fa. Ecco, questo è il discorso. E nel momento in cui tu sei lì e c'hai 20 anni e me posso, cioè, posso capire che fai una cagata, però Però dici quando tu quando cresci, dopo devi essere capace sei di un personaggio rimetterlo. pubblico, cioè tu diventi Esatto, un di personaggio pubblico, rimettere in ma pure sta discussione. bene che tu non ci credi, però tu devi dare un messaggio in quel Però lo momento devi quando sei dire, un sì. personaggio pubblico e ti viene fatto notare. Perché altrimenti il tuo essere personaggio pubblico lo metto in discussione io. Dico, scusa, che messaggio mi dai? Non ti voglio più come personaggio pubblico, Esatto. questo è il discorso. Anche perché si presenta come persona di cultura, ecco, non come lo scemo del villaggio. Esattamente, esattamente. Quindi magari una persona a Quindi, cui ti aspettavi un certo tipo di riflessione. esattamente. Quindi lì la volontà è non mi stai più bene come persona che rappresenta un mondo culturale. Allora, te lo dico, quello spazio pubblico a me non mi rappresenta, tu mi lasci la sala perché dici adesso cancel il calcio, cioè blocchi il dialogo e lì viene la vernice Il rossa. Esatto, vandalismo, esatto. però il vandalismo lì che ti testimonia che c'è un momento di crisi, dei valori, Di delle cose che rottura, vanno esatto. negoziate, che invece questa negoziazione non è avvenuta. Cioè è stato detto la statua, se mette la pezza con sta cancel culture de merda, dove tu mi dici tu vuoi solo cancellare la storia e non si fa quello che invece a Bruxelles si è fatto, che poi indipendentemente da quello che verrà fuori è una cosa secondo me fondamentale, cioè lì si sta Con facendo la la storia. differenza, come diceva Favoz, che qua siamo nel 2004, quindi i tempi erano già magari abbastanza maturi per poterlo fare prima di costruire la statua, questo è il discorso. Non ho capito. Favoz dice che Non ho. questa statua e Ah. queste strade sono state fatte nel 2004, cioè sono robe recenti, no? Sì, ma Mentre vabbè. Leopoldo è stato fatto all'epoca in cui lui era re e in Già cui era famoso. Sì. necessario che un re avesse una propria statua, e poi è rimasta lì perché le cose stanno lì, cioè le Esatto. statue non se ne vanno da sole, e quindi è rimasta lì e tutti dicevano: chi è sto tizio? Ne Boh, c'è una parla bella dopo. barba. E a distanza di centinaia di anni, di 100 anni, la gente che ci protesta, che lo prende come simbolo, allora dici: vabbè, forse è il caso che lo mettiamo in discussione, e ci sta. Ma qua nel 2004 Esatto. poteva già essere il momento di metterla in discussione prima ancora di costruirla. Esatto, ma qui ha altra Perché cosa. non era regnante all'epoca Montanelli, quindi si poteva pensarci un po' prima. Esatto, ma questo è un altro discorso, perché quando viene fatto il monumento viene, cioè, viene deciso in realtà, non è che si fa un referendum su che facciamo il monumento, votate, viene fatto in realtà diciamo dall'ordine costituito, cioè da quello che c'era prima. E nel momento in cui la minoranza, cioè diciamo il nuovo che viene fuori, che è per forza una minoranza, perché non ti insegnano a scuola quelle cose che tu stai cercando di inserire nella tua cultura, quindi per forza sei una minoranza. Nel momento in cui la minoranza protesta, bisogna scegliere se ascoltarla oppure no. Ma è una minoranza che non significa, ripeto, come mi dicono nei commenti, ma questi sono tre, allora se domani non ci sta bene niente, questi cambiano tutto. No, questa è una Esatto. minoranza, cioè che è minoranza in quanto non c'ha potere, che mette in discussione dei valori. Cioè è quello il momento in cui si fa cultura e non si è fatta. Perché ci può stare che uno fa la cappella, de fa la statua di Montanelli, non si rende conto che è un personaggio controverso, però dopo devi ascoltare quando ti dicono di no. Guarda, Anche Favoz quello di mi Leopoldo corregge sono subito con niente meno che una lista di statue di Leopoldo II di Belgio. E mi dice che anche quella statua lì in d'accordo. Ok. questione è stata fatta dopo. Quindi anche lì
Cioè, dopo che già l'hai dovuto espropriare del suo territorio in Congo perché si stava comportando un po' sopra le righe, e dopo che l'hai espropriato del suo territorio, dopo che hai annesso il Congo al Belgio come Congo belga, comunque non ti è sembrata una cattiva idea fargli una statua celebrativa. Però considerate che in Belgio, tipo all'inizio degli anni 2000, c'era uno di quei partiti super integralisti, suprematismo bianco, non so, queste cose qua, che stava per andare al governo. Quindi in realtà lì il problema esiste, dove c'è gente discendente da quegli schiavi, da quelle persone del Congo, che adesso potrei chiamare schiavi, e c'erano questi che andavano al potere. Cioè, è un problema che esisteva. Quindi si è trascinato parecchio, si è trascinato parecchio. Allora, da chi è stata commissionata la statua di Montanelli non lo sappiamo, probabilmente al comune, perché lui forse era di Milano. Boh. Ma sai, C'era insomma. Ok. un altro link che io volevo mettere, però. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Qua dicono Comune di Milano sotto un sindaco di Forza Italia. Avevo un linkino, mi pare. No, mi sa no. No. Oh sì. Ah, sì. Che era quello che ci aveva girato Roberta. Vabbè, Montanelli ci ha distratto. Però io vorrei dire che in Beh, però realtà. è un parallelismo, insomma, vabbè, ovviamente non possiamo paragonare Montanelli con l'impero coloniale Ah, belga, però sì, no, è un proprio Montanelli parallelismo è che è importante. abbastanza vicino a noi, sia in termini geografici che in termini Voglia. di tempo. Ma adesso la mia domanda era, la statua di Montanelli adesso è ancora imbrattata di rosso No, la o puliscono è ogni volta. stata ogni volta la ripuliscono? Sì. La sua Perché io foggiaccia di. dovrò passare lì dai giardini Indro Montanelli a marzo, perché viene in visita degli studenti stranieri da Croazia, Francia, Spagna e Germania. E Figo. se in effetti ci fosse la statua imbrattata, potrebbe essere un'occasione Oh. per raccontare la cancel culture che anche in Italia colpisce. Però vedi quello che dico io, no? È esattamente quello che dicevamo rispetto al fatto di fare la statua di Leopoldo II e di fronte la statua dei congolesi, cioè la statua imbrattata è molto più significativa della statua messa lì sola, Esatto. perché ti dà la completezza dell'informazione. Cioè, io da storico che tra 200 anni trovo la statua imbrattata, io trovo, diciamo, quello che l'ordine costituito voleva celebrare e quello che il nuovo voleva, insomma, segnalare, no? Esatto, sì. So Infatti che la statua sarebbe non è. figo trovarla così adesso. E invece viene ogni volta pulita, quindi è proprio la volontà di non accogliere questo tipo di richieste, di istanze da parte di una parte Di della vederla comunità. come un atto vandalico, Buonanotte, non Dado. come un atto che comunica qualcosa. Ciao, Esatto, Davo. ciao da. Che poi alla Però è vero fine. che per imbrattare una statua posso anche essere io da solo a pensarla così, vado lì e la imbratto, e quindi potrei essere veramente solo un vandalo. Certo. Mentre per mettere in discussione una statua o una serie di statue di nome delle vie, ma con una commissione di esperti nominata dal governo che poi decide Ma se toglierla o certo, lasciarla, è un'altra roba, cioè. il Io punto è che. non mi dovrei permettere io personalmente di imbrattare un monumento, Ah, però certo che no, dovrei. lì No. l'imbrattamento, l'imbrattazione, l'imbrattaggio è avvenuto. Imbrattamento? L'imbrattamento è avvenuto dopo che c'è stata una richiesta di rimozione, dopo che c'è stata una Esatto. commissione, e soprattutto la differenza è che quando un vandalo rovina una statua, generalmente la comunità lo condanna. Sulla Invece in questo faccenda caso. dell'imbrattamento. Dell'imbrattare Montanelli, noi ne stiamo discutendo. Io ti dico che sto d'accordo. Tante persone, sia del mondo della cultura che del mondo, cioè, tante persone state d'accordo. Quindi ti fa capire che effettivamente c'è un qualcosa che è inutile che tu cancelli. Lì c'è qualcosa che questo monumento devi tirare fuori. La Amelia statua funziona. propone di organizzarci, possiamo scegliere anche il colore. Vai, leggi Il pure i commenti di opportuni. colore è rosso fucsia. E fucsia è il colore del Me Too e il rosso è il colore del sangue con cui si imbrattano le statue, da che mondo è mondo.
La statua fu oggetto di critiche a causa della nota avversione di Montanelli alle celebrazioni all'estate. Il fotografo Oliviero Toscani affermò che con questa statua è come se l'avessero gambizzato una seconda volta. Riporto da Wikipedia, interessante sta cosa. Ah, Sì, vabbè. forte, cioè che in realtà Montanelli stesso non sarebbe stato d'accordo con la sua statua. Sì, io non ho un particolare amore per Toscani, tra l'altro, quindi le sue dichiarazioni non mi fido. No, ma in realtà quando tu fai un monumento non è che lo fai per la persona, lo fai per te. Cioè lo fai per... Cioè il Sì. monumento significa... Però qua in questo caso sia quelli pro Montanelli che quelli contro Montanelli potrebbero imbrattare entrambi la statua. Cioè quella statua deve essere squagliata praticamente. Esatto, cioè Quagliate la statua. se io amo Montanelli e so quello che pensava delle statue e della celebrazione, gli imbratto la statua. E se io sono contro Montanelli in quanto razzista e stupratore, come gli viene scritto sul piedistallo, imbratto la statua. Quindi in ogni caso Effettivamente. non sa da fare. Comunque, ecco, infatti Costanza dice le lascerei imbrattate per testimoniare la stratificazione. Oh, questo che dice Fauzi, infatti quello stavo dicendo io, il monumento di Montanelli non è stato fatto per Montanelli, ma nessun monumento viene fatto per il protagonista. Il monumento significa di un personaggio, io scelgo due o tre elementi che a me, comunità che viene dopo, mi servono perché in quei valori lì mi riconosco e faccio il monumento. La discussione avviene nel momento in cui quei tre valori non funzionano più per la totalità della comunità. Lo stesso discorso con Colombo, cioè Colombo era un sacco di cose, Cristoforo Colombo, ma noi lo celebriamo in quanto scopritore dell'America, scopritore, in quanto persona che ci ha reso noto che Inventore era dell'America, addirittura. inventore dell'America, in quanto persona che ci ha reso noto del fatto che là c'era una terra da colonizzare. È chiaro che quel discorso lì mi posta bene finché io penso a me che vado a colonizzare, ma nel momento in cui penso che l'andare a colonizzare ha portato allo sterminio delle altre cose, è ovvio che io ridiscuto quel tipo di valore lì. Non significa che non studiamo più a scuola Colombo, non significa che quando parliamo di Colombo diciamo che è uno stronzo, significa che non celebriamo più la colonizzazione negli spazi O la pubblici, la colombizzazione in questo caso. colombizzazione, esattamente, che non significa non fa più la storia, cioè è. Bellissimo questo No. commento qua, sì. Dice il fatto che anche se sbrattano la statua, adesso tramite foto, video, articoli di giornale, in realtà questi continui imbrattamenti e sbrattamenti lasciano una traccia ancora più forte, cioè è una storia più completa quella che viene raccontata. Il fatto che a ogni richiesta, diciamo così, di mettere in discussione la statua viene risposto picche. Sì. Io Quindi è vero, è interessante questa cosa. di solito so per metodi molto più drastici, però Le cioè nel senso bombe. diciamo che adesso siamo costretti a ragionare su questa cosa, però in realtà per noi il concetto di monumento esiste ancora, cioè l'idea di cosa sul piedistallo che noi celebriamo esiste, quindi il fatto che io te la imbratto e tu me la cancelli, è vero che un domani se ci saranno delle testimonianze questa cosa potrà testimoniare dell'arretratezza del progresso culturale in questo caso di paese, però effettivamente il messaggio che noi abbiamo oggi è una celebrazione di qualcosa su cui non ci si fa, non ne si fa discute, capito? Esatto, Cioè sì. per noi oggi il monumento ha un valore. Adesso tra 50 anni è vero che potremmo discutere di qua e di là perché è stata cancellata, è stata rimessa, è stata rimbrattata, è stata ripulita. Però per noi oggi il valore testimonianza c'era quel monumento lì, il valore celebrativo. Quindi il fatto che lo cancellano è un segno fortissimo del non voler negoziare su alcuni punti. Quasi quasi, guarda, siccome dovremmo passare da lì a piedi, appunto, come ti diceva Marzo, per fare la visita di Milano. Visto che passeremo proprio da quella zona lì per andare poi in via Manzoni, la via dello shopping, potrei fargliela notare questa cosa qua, cioè che Sì, sia magari la trovo imbrattata o che non imbrattata. sia imbrattata, comunque, o vado a imbrattarla la sera prima per avere uno spunto Esatto, per di creare l'happening. riflessione. Oh, guardate, guardate la statua di Qualcuno Montanelli, è passato di qua. qualcuno è passato ieri sera. No, dicevo, potrebbe essere uno spunto comunque per parlarne, quindi è interessante, non ci avevo pensato che in effetti potevo parlare di Esatto. questa cosa qua. Imbrattala tu, Doc, ma noi tutti quanti forniremo l'alibi e diremo che lui era a cena con noi a mangiare la pizza quella sera e non è stato lui.
Tanto se dite pizza è credibilissimo, c'è cioè un alibi proprio solido. Esattamente. Allora, questa cosa qui è interessante. Il punto è che bisogna contestualizzare ogni santa cosa, non viene mai fatto. Io di queste cose sto parlando in questi giorni proprio sul mio profilo Instagram. Cioè, non è che noi dobbiamo fare la contestualizzazione di ogni cosa, perché qualcuno mi ha scritto, ma se ogni cosa la stai a contestualizzare, la stai a guardare da fuori, eccetera, alla fine non credi più niente, è tutto relativizzato. In realtà non è che tu devi fare questo. Tu te devi rendere conto, guardando la storia del passato, del fatto che le cose in cui tu credi oggi sono delle cose in cui tu hai scelto di credere. Okay? No, noi non sapremo mai, cioè non è che ci è stata data la mappa del mondo dove c'è scritto le cose giuste e le cose sbagliate, le decidiamo noi in base alla nostra morale, alla storia del passato, le riflessioni che noi facciamo, la cultura che si evolve, eccetera, eccetera. Quindi l'importante non è contestualizzare ogni santa cosa, l'importante è essere pronti a ridiscutere le cose che a noi ci sembrano assolute, alla luce delle cose che vediamo. E questo è l'insegnamento che ci dà la storia. Prima si credeva in una cosa, poi se ne crede un'altra, poi se ne crede un'altra. E quello che noi crediamo oggi non è il punto d'arrivo di un lungo percorso di conoscenza che sale la piramide fino ad arrivare alla perfezione evolutiva. È semplicemente una scelta che noi abbiamo fatto. Nel momento in cui questa scelta ci crea problemi di convivenza, ci crea problemi della nostra percezione della giustizia, si cambia. Questo è il punto. La storia deve servire a questo. E quando noi nel museo mettiamo la roba, noi stiamo rappresentando i nostri valori di oggi. Quindi questo valore della problematicità della figura di Leopoldo II deve uscire fuori dal museo. Non può essere il museo un'infilata di statue dove tu ti metti lì, la guardi, poi passi a un'altra e la guardi. Quando si è uscito, a che serve? Come ho fatto io quando sono andato al Museo Archeologico a Napoli, che va bene, era già da un po' che ero dentro, mi ero leggermente stufato, però ho detto, vabbè, devo comunque finire di vederlo tutto, e quindi correvo letteralmente nelle sale, statua, gigante, statua, Esatto, così. alla fine, cioè, Ma anche perché, cioè, chi se ne frega, capito? Se tu questi guarda tutti i romani o cose... Oh, cioè, sarà stato importante per avere una statua? Sicuramente sì, a me non me la fanno, però erano tutte uguali, tutte statue più o meno intere, alcune molto grandi, che dici figo, guarda com'è grande, poi vai a quella successiva. esatto, Però quello è il c'erano delle statue momento. dei cagnolini, c'erano delle statue che rappresentavano dei cani molto belle, e E quelle ovviamente invece lì mi ti sono vedevi fermata a guardarle. gattini e cagnolini. Già, Sì. Esatto, no, innanzitutto. purtroppo non erano gattini, però erano delle statue di cani, vediamo un po' se le trovo, statue, cani. Ciao, narco Mani, civista, intanto. Napoli. Allora, quando una persona va così defilato davanti a mille statue, il museo dice: sono tutte statue, oppure sono tutti santi e madonne, sono tutte Marie in trono, vuol dire che il museo li ha toppato. Cioè, vuol dire che il museo non ti comunica niente. L'allestimento, mi dispiace, è una cosa che non si fa, però l'allestimento è una roba che serve a comunicarti. Cioè, Sì, come ma perché vengono non puoi metterne comunicate, fuori incontrate. 2000, cioè va bene che ce le hai, ognuna di loro è bella e quant'altro. Però so se per 2000 statue di persone che non conosci e che ti dicono. Esatto. Invece guarda questo Avrebbe. cagnolino, che cagnolino! Ma la posa proprio che ha, no? Cioè è proprio un cane che si sta facendo i cavoli suoi con la Perché c'è gamba sul culo, alzata. scusa? Alla coda. Ah, ok, gran balzato. Ha la Ok. gamba alzata, la Sì, ecco, coda, cioè è non proprio l'avevo in una capito. posa da cane, no? E Ah. quindi se pensi che questa qua è una statua romana, mi sembra, anche Statue di queste. gattini, cavalli, cagnolini al posto dei colonizzatori. Capito? Erano dentro questa sala qua. Adesso ne vediamo solo un pezzo, ma in realtà era lunghissima, di tizio, tizia, altro tizio, cioè... Belle, non sto dicendo che ognuna di queste mi darebbe fastidio se stesse nel mio salotto. Però, No, però sai, io ogni volta che vedo quando vedo queste questa mi colpisce di più, perché intanto è diversa da tutte le altre, perché è viva proprio. E pensare cose. che Ma un quest'altra, cioè. romano si è preso la briga di rappresentare un cane che si sta lavando, mi fa da un lato sorridere e dall'altro sicuramente mi incuriosisce di più. Esatto. Le statue messe così sono utili solo per fare le foto in prospettiva centrale. Cioè, a un certo Appunto. punto queste già hanno pure un valore per essere studiate, eccetera, ma potrebbero stare benissimamente nei depositi. Il fatto è che io ogni volta Conto che di Favos. vedo statue lo porto con targhetto per contestualizzare foto di un gattino perché la gente legga. Il No, la gattino è il gente non le legge clickbait.
lo dico no, io. Si mette la statua del gattino, guarda la il gente gattino, va a vedere e dice: oh, guarda, c'è anche un cavallo con sopra un tizio. Allora, io ogni volta che vado, ecco, il museo è fatto male. Io ogni volta che, va, che vedo un museo come quello, mi vengono 3 milioni di idee per fare cose fighe con quelle statue, ma non le dico perché porca troia, mi devono pagare. No, perché quando tu esci da un museo come quello, che dice che palle tutte statue, cioè vuol dire che il museo ha ottenuto l'esatto opposto di quello che sta lì per fare. Che tu dovresti non solo interessarti mentre le guardi, non tu dovresti, cioè loro dovrebbero essere in grado di farti interessare, ma soprattutto di farti uscire con la tua cassetta degli attrezzi culturali aumentata, cresciuta, con delle domande in testa, con dei confronti, con delle cose che ti servono, perché sennò il cazzo sta a far lì. Poi, a discolpa del Museo Archeologico di Napoli, comunque devo dire, visto che tra l'altro mi hanno fatto entrare gratis, quindi devo fare questo disclaimer, che c'era tutta la sezione al primo piano, che era curata abbastanza bene, lì parlavano di gladiatori, quindi c'erano tutte le esposizioni delle loro armi, delle loro armature, c'erano ricostruzioni video, facevano la ricostruzione facciale di un cranio che poteva essere quello di un gladiatore, c'erano diversi scheletri che non c'entravano niente con i gladiatori, che però erano seppelliti vicino a un'arena di gladiatori, quindi potevano essere scheletri di gladiatori ed erano... E poi passavano le guide turistiche, che spiegavano: oh, guardate qui, là si vede questo, quest'altra roba sulle ossa. Io volevo dire: no, state inventando. Cioè, vabbè, però quello era una questione mia. Quindi c'era tutta questa mostra a gladiatori che era molto bella. E poi anche nella sezione, avevano una sezione dedicata ai bambini, un po' più difficile da raggiungere, ma lì fighissimo. Lì era proprio il museo del tocca, il museo del fai, del prova tu. C'erano i Lego che rappresentavano, quindi non so, l'antica Roma, ma tutto con i Lego. C'erano una piccola mostra di fumettisti che avevano fatto tipo una dozzina di tavole, un calendario forse, prendendo i personaggi mitologici, un animale di riferimento, perché poi volevano collegarci anche un po' stiraghiata la questione animalista, ecologica, salviamo l'ambiente. Però insomma c'era tutta questa zona nuova, un po' fuori dal museo nel cortile esterno, cioè in una sala a cui si accedeva dal cortile esterno, e le parti per i bambini erano davvero fatte molto molto bene, cioè molto bene, molto diverse, erano proprio un museo da vivere, no? Cioè ricostruivano la casa di un romano, c'era il triclinio, tu potevi provare a sdraiarti, una roba Vedi, più figo. C'erano poi tutte le ricostruzioni anche... tattili, no? Tipo, prova a toccare quest'elmo, prova, cioè robe che potevi metterci le mani, quindi, oltre che per gli ipovedenti c'era anche la questione che tutti lo potevano fare, ecco, i ciechi o non ciechi potevano toccare gli oggetti che erano stati ricostruiti e... Ecco perché dopo le statue ti hanno annoiato, perché lì era il posto divertente. E infatti Maurella dice: ma perché gli adulti non possono fare lo stesso? Esatto. No, in realtà era perché ero stato 2 ore davanti alle vetrine dove c'erano gli scheletri, mi ero letto tutte le etichette, mi ero guardato tutti gli scheletri. Avevo iniziato una conversazione con una ragazza anche carina, che però non gli ho chiesto neanche come si chiama, quindi non la Dai. ritroverò mai più. No! Oddio, questa è bruttissima! Subito, prima ancora di parlare, numero e come ti chiami? Anche numero Esatto. solo. Poi dopo come ti chiami glielo chiedi quando era chiaro. E niente, dopo che ero stato lì 2 ore, ho detto: vabbè, finiamo il giro del museo, e il resto erano solo statue. Comunque ci avrei passato poco tempo. Ma Solo prova a statue o ricordare. solo affreschi? C'erano tantissimi affreschi che arrivavano dalle ville, insomma, tutte le ville romane del circondario, tipo Pompei, Qui Villa. ci stiamo scatenando sulla ragazza carina. Rimorchio al museo, bellissimo. Mai successo, raga. È un mito se ne sono nei film. Comunque, lanciamo l'appello alla ragazza carina. Poteva essere l'inizio di un film. C'è una serie della BBC che comincia così: è un sogno di tutte noi, ma poi no, assolutamente non è Ah, vero. Se sì. andate al museo da sole, state lì 2 ore a guardare, uscite da sole coi piedi gonfi. Come prima, ragazze, non cascate in questi. Al limite, discutete con Cicchetti, ma non vi chiede nemmeno il numero. Quindi, allora, in realtà, questo discorso.
questo discorso qui degli adulti che non possono fare lo stesso riguarda pure l'idea del museo di cui abbiamo parlato tante volte, per cui il museo deve educare alla bellezza, deve mantenere un certo standard, è un luogo della cultura, un luogo di rispetto, eccetera, eccetera. Quindi tu tante cose che magari ai bambini vengono concesse non le fai. È pure vero, è sempre il solito discorso, cioè il museo punta al pubblico che già c'ha di sicuro, che è un pubblico che ha una certa idea di cultura, per cui sta bene sta zitti, non toccare, guardare in silenzio, mantenere il setting del tempio, mentre magari non riesce a catturare tutto quell'altro pubblico che c'ha bisogno invece di qualcosa di diverso, però poi perderebbe quello sicuro, è sempre quello il discorso, è l'idea di museo che non riusciamo a rompere. E anche quella ci vorrebbe, perché poi tutto il discorso quest'estate vanno dentro al museo, come dico sempre, alla fine muoiono perché vengono spogliate di tutto il contesto dell'attualità, della discussione, e diventano quelle statue davanti alle quali tu passi, non te ne frega niente di chi so, poi sono usci in fretta. Ho Esatto. un aneddoto, Maurella, da raccontare, ma poi in chat se volete. Scrivi, scrivi, che poi lo evidenziamo. Sui musei della scienza, secondo me, farebbero molte più visite se accendessero i motori dei razzi. La differenza, purtroppo, per fortuna, è che i musei della scienza hanno l'idea in mente di dove comunica qualcosa di complicato e quindi si ingegnano nel cercare di capire come fatte arrivare le cose. E invece, purtroppo, i musei storico-artistici hanno quell'idea per cui già la cosa c'ha valore in sé. Quindi tu devi ringraziare Dio che puoi andare lì e guardarla. Quindi E non c'è. guardarla, e bearti della sua E immagine. bearti. Perché già quella roba c'ha la valore, non c'è l'idea del fatto che il valore esiste soltanto dove una persona lo percepisce, se no è il famoso dogma e poi è la prima cosa che molli quando devi trattenere solo le cose importanti, no? Intanto sto guardando nei video che ho fatto lì al Museo di Napoli, se per caso in qualche fotogramma. Ci sei tu sul triclinio con tutti i bambini che ti guardano male. No. Si potrebbe Se fare una sala adulti. compare la misteriosa ragazza. Ah, che figo! Si potrebbe fare una sala adulti colti che si meravigliano, una per i bambini e una terza per i fanciullini dentro eterni 25 anni. Vabbè, 12 stanze. Tipo quello di Milano, invece di vedere il Vega buttato là, lo vedi acceso. Ah, il razzo. Esatto. Per fortuna che muoiono, almeno stato vivo farebbe paura. Però ci sono dei documentari, delle testimonianze video che i musei di notte, che mostrano che nei musei di notte tutte le estate, tutti i dipinti vivono. L'ho visto in Esatto. TV. Si chiama Una notte al museo, bellissimo. Condotto da Alberto Angela. Cioè, condotto da, come si chiama quel tipo che fa sempre questi film demenzialissimi? Adam Sandler. No, non è Adam Sandler, Mi è sa. Ben Stiller. Ben Stiller, esatto. C'è Un da dire che su grandissimo Guardian West tirerei un divulgatore. urlo. La ragazza carina qui ce la richiedono. Sto cercando, ma no. Allora, intanto io sto cercando Anche quell'altra notizia che volevo. perché con la mascherina, in realtà, non è detto che fosse carina veramente. Sembrava carina. Chi lo Che può vuol dire dire? se ci hai parlato, ti sei trovato bene? Sì. No, Beh, però vabbè, stile è dal tutto. punto di vista puramente fisico, in effetti, con la mascherina no, non puoi mai sapere che cosa c'è sotto. Madonna santa. No, ci sono troppe persone in questa foto, non riesco a ricordarmi qual era. Forse lei. Ok. Forse Ma non si vede niente. lei. Lo so, cioè, stavo fotografando lo scheletro. Ma scusa, non stai fotografando lei? Erano scheletri che erano Niente arrivati direttamente dall'Inghilterra, che erano stati prestati al romantico. Museo Archeologico di Napoli. Basi. Distruggiamo la cultura e troviamo la ragazza carina. Annientiamo lo scheletro e andiamo direttamente alla ragazza carina. La prossima Chiameremo live. Giorgia. Allora, volevo
mostrare un'altra cosa. Molto magra. Al posto della statua di Leopoldo, una piazza per incontri. Madonna, che sarebbe figo. Ok, condivido. Condivido intanto mentre Cighetti sta ripercorrendo i suoi sogni d'amore. Arcazzarola, Mi sto ristolcherando. sto ingrandendo quello sbagliato. Ok. Vi volevo far vedere com'è la fine di questa storia in realtà, e poi vorrei ragionare sul fatto che all'interno dei musei coloniali del Belgio, che esistono, che c'è anche il Esistono dei museo musei coloniale, coloniali. Ah, ok. il museo coloniale, sì, e che significa che prendi la roba del Congo, la metti lì, prendi, insomma, celebri il colonialismo. Non c'è traccia di della criticità. Perché il museo in realtà non è una rappresentazione oggettiva, no? Parla sempre di chi lo fa. Probabilmente questo museo adesso non so quanto è stato fatto, però una delle criticità è proprio che in questo museo non c'è diciamo, la controparte, cioè non c'è la testimonianza di quanto sia adesso critico il discorso del colonialismo. Questo articolo qui sembra ancora più interessante. Buonanotte, Amelia, adesso chiudiamo tra un po', in effetti. Questo Sì. è molto Ciao, interessante cara. perché in realtà sottolinea il discorso che noi stiamo facendo. Il mappazzone che ha preparato questo gruppo di studiosi sarà mostrato al governo di Bruxelles, ai membri del Parlamento, e sulle basi di questo mappazzone e del dibattito, cioè, si farà un dibattito parlamentare e sociale. Gli elementi che emergeranno da questo dibattito saranno combinati con le raccomandazioni e formeranno un piano d'azione che saranno, vabbè, insomma, che poi se concretizzerà con le azioni che verranno fatte. Questo è quello che mi interessava. Il gruppo dice che dalla fine del XIX secolo lo spazio pubblico di Bruxelles è stato formato, è stato, sì, formato, cioè è stato, come si dice, shaped, formato, Sì, è da stato adatto sì. interventi che hanno creato, che sono stati creati da una prospettiva Plasmato. plasmato, esattamente, grazie, da una prospettiva propagandistica che la vede soltanto da una parte, ok? Quindi non c'è la completezza, che non tiene conto della presenza di persone colonizzate e dei loro discendenti che vivono lì a Bruxelles, cioè c'è la presa di coscienza che esiste una parte della popolazione che non si può riconoscere in quello che è il paesaggio che è stato formato attraverso questi monumenti, statua schizzatona. Oggi questo spazio pubblico, che c'ha un significato sta parola, scusate se io ci torno, spazio pubblico, non riflette la visione degli abitanti che in questo momento vivono in quello spazio pubblico, come le mobilitazioni degli attivisti nel corso degli anni hanno mostrato. Quindi le mobilitazioni degli attivisti non sono stronzi che, siccome non sono contenti, rompono le balle, sono una minoranza e quindi tutti dobbiamo ballare la musica loro, ma sono cittadini che vivono in uno spazio pubblico che è stato plasmato da una cultura che non li comprendeva. Quindi in questo caso quello che era prima normale non è più normale oggi. E questo è quello che dice il report di questo mappazzone, insomma, che hanno fatto questi studiosi. Questo secondo me è fondamentale come modo di vedere le cose, sia per appunto quando si dice di cancellare la storia. Quello che dico sempre io invece è quello che fa la storia. Nel discorso che si fa, tutte queste riflessioni che noi abbiamo fatto oggi, quante volte le facciamo ogni volta che pensiamo a un monumento? Mai. Quindi noi siamo abituati a pensare al monumento come quella roba intoccabile, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui ogni volta che si discute su una di queste cose, la prima, come si dice, la prima reazione che ci viene è subito del rigidicce. E andiamo a cercare il marcio in chi ci vuole
riflette in chi ci vuole guarda con occhio critico la nostra realtà e mettiamo le difese, no? Ecco, in quel momento lì prendiamo coscienza del fatto che lì state parlando io dico dogma, che non è proprio la parola giusta, però l'idea è quella, cioè ci credo perché sì. Se non sei dogma mi sembra la parola più giusta per definire questo tipo di credenza non basato su fatti o sull'aver abbracciato un'idea consciamente, ma sul fatto che Non la è prendo una scelta. Così perché esatto. È così. Cioè non sei pronto a questionare, come si dice in italiano, a mettere in discussione le cose in cui credi. Quindi a parte che non è un credere forte, perché se non sei pronto a mettere in discussione significa che tu c'hai paura. Esatto. A me dopo nei commenti mi è stato detto, ma allora mettere in discussione tutto per principio è un dogma pure quello? Cioè, sì. Ognuno può scegliere i dogmi che per lui valgono. Esattamente. Io però in realtà io l'ho questionato il mio dogma, come si dice? L'hai messo in discussione. L'ho messo in discussione il mio dogma. E ti sto dicendo perché lo sto facendo. Cioè il discorso ti mette in discussione nel momento in cui si solleva, nel momento in cui va tutto bene, io sto benissimo con le cose in cui credo. Nel momento in cui cominciano a uscire i sassolini, cominci a vedere che non è tutto liscio, allora in quel momento tu c'hai il dovere di mettere in discussione per capire se veramente funziona. È come quando tu stai insieme a una persona, c'è un litigio, allora o tu fai finta di niente oppure tu prendi in mano la cosa e dici stiamo litigando perché non ci vogliamo più bene o perché c'è un problema che dobbiamo affrontare. Questo è il punto. Capisci che il rapporto dopo è più forte. Se invece tu appiani tutto e non litighi, la cosa monta e poi dopo...